Guarda qua che figurino. Tutta roba nuova. Bella giornata anche oggi. Andiamo, va. Oh, amici, anche oggi sarà una giornata calda. Ieri a un certo punto ho visto 90 Fahrenheit, 92 Fahrenheit dovrebbe essere sui 15 gradi circa. No, che dico? Sì, 15-16. Però sei stati. Ho lavorato bene. Ho concluso molto tardi la giornata. Anche oggi si dicono che raggiungerà quelle temperature. Oddio, siamo al limite, si sta bene, basta che non tira vento. E ieri ho concluso molto tardi perché a un certo punto al penultimo carico c'era un collega davanti a me che stava caricando da un altro pozzo, però le linee di carico erano vicine, ho provato a vedere se potevo caricare mettendomi di fianco a lui con il tubo, con l'estensione del tubo, perché io porto sempre oltre al tubo normale di carico che sta di lato alla cisterna, poi dentro ci sono dei specie di piccoli silos ai lati della cisterna. Vedo se troverò, anzi farò una foto, dai. Dentro quei tubi ci sono di alluminio, ci sono le estensioni, le prolunghe, diciamo, di carico, sia quella lunga, lunga, lunga da 16 piedi, sia quella più corta, molto più maneggevole. Spesso non ci arrivi con il tubo tuo, allora hai bisogno di una piccola prolunghetta, me la sono fatta fare artigianale. Una piccola prolunghettina, quel tanto che basta, sai? Quando vorresti avere quel centimetro o due in più per essere soddisfatto. Ti manca. Mi sono fatto fare la prolunghetta. Va bene, niente, non ci arrivavo nemmeno con la prolunga. Vabbè, aspetto, purtroppo quello è un pozzo abbastanza lento a caricare perché è un petrolio molto caldo, appena estratto, appena raffinato, appena passato al separatore che separa l'acqua dal petrolio, temperatura di circa 100 gradi Fahrenheit, molto slicky, molto scivoloso, quindi con la pompa di carico che utilizziamo non puoi andare oltre un certo regime di giri perché poi è controproducente, ci metti più tempo che se invece carichi a un regime di giri inferiore. Insomma, mi è toccato aspettare. Ho perso quei 45 minuti. Alla fine avrei concluso tardi ugualmente perché parto tardi, parto alle 9 e concludo alle 11, 9 e un quarto, 9 e 30 e concludo sempre alle 11, 11 e 15. Ho concluso a mezzanotte. Infatti adesso sono le 9 e un quarto, ci metto un'oretta scarsa a arrivare e partirò esattamente al compimento della decima ora di riposo tra un turno e l'altro. Devono intercorrere almeno 10 ore e un minuto per resettare il conteggio e per riavere la disponibilità delle 14 ore di impegno, 11 di guida giornaliere. Parliamo di tante cose, va. Ah, roba nuova, giacchetta nuova, pantalone nuovo comprato, Wrangler FR a ritardo di fiamma, 95 dollari. 102 dollari la shirt qua a maniche lunghe. Eppure quello è un commercio perché diamo il cruise control. Eppure quello è un commercio perché bah, questi indumenti a ritardo di fiamma, già il cotone come materia sua naturalmente è a ritardo di fiamma.
Sì, dicono che ci mettono un trattamento speciale, però anche lì allora dovresti lavarlo sempre con dei detergenti speciali, perché dicono che se lo lavi normalmente in lavatrice, dopo 2 o 3 lavaggi, quel trattamento che aumenta le naturali capacità di ritardo di fiamma del cotone va via, quindi torna a essere un jeans normale e una shirt, una giacchettina, una camicia a maniche lunghe, un po' più pesante del solito, del normale, però ecco, torna a essere una normale camicia di cotone. Anche lì è un commercio, muove l'economia, moltiplicato per tutti i milioni di lavoratori che lavorano con le materie pericolose, eccola là, che sono soldi che girano. E giù commenti. Comunque, oltretutto mi sa che mi sono dimagrito perché io di pantalone porto 38 di vita, 32 di lunghezza, la 38 anche lì ho iniziato, quando ho iniziato a lavorare nel petrolifero portavo la 34-32, poi è arrivata la 35, poi la 36, poi sono saltato direttamente alla 38 di waist, di circonferenza della panza. Adesso pare che sono risceso alla 36. Peccato perché. Oh, vabbè. È vero anche che questi materiali, dopo un paio di cicli di lavaggio e asciugatrice, soprattutto in un altro video dicevo che l'asciugatrice restringe i panni. Dopo un po' si restringe, quindi dovrei starci un po' più comodo. Vabbè, metto la cintura, non è che mi perdo i pantaloni, però avrei potuto comprare già direttamente 37-32 o sì, 37-32 o addirittura 36-32. Vabbè, ho la scusa per mangiare più Nutella e per mettere un po' di panza alla Homer Simpson. Sì, la tosse è quasi passata del tutto. Con papà ieri, nella videochiamata di ieri, ha insistito tanto: devi andare dal dottore, perché non vai dal dottore? Dimmi la ragione per cui non vai dal dottore. Ho detto: papà, non c'ho tempo. No, ma te lo pago io. No, non è una questione di soldi, non ho tempo. E poi sinceramente sono quasi guarito, ma casomai ci andavo prima, quando avevo i polmoni che fischiavano e scrocchiavano. Adesso gli dico: ah, dottore, sto bene, sono venuto perché sono guarito. E quello mi dice: potevi venire prima, no? Dice: no, fatti fare la lastra ai polmoni qua su di giù. Io lo capisco, papà, perché gli hanno trovato delle cose nei polmoni adesso e devono capire se è una cosa benigna o se è una cosa maligna. Quindi capisco il suo stato d'animo. Lui ha già avuto il cancro a un polmone anni fa. Lui ha iniziato con cancro all'intestino. Poi, dopo qualche anno, ha vinto quel cancro. Dopo qualche anno si è ripresentata al polmone. Ha vinto anche quello. Sono 15 anni che mio padre combatte con varie forme di tumori. E adesso, ultimamente, la leucemia. E anche lì ha sorpreso tutti, perché la dottoressa aveva detto poche settimane di vita, invece è un anno. È un anno. Ha sorpreso veramente tutti. Papà è veramente, c'ha una tempra ultra forte. Ed è veramente attaccato alla vita. E quindi lo capisco quando insiste tanto: no, fatti fare la radiografia, anche perché mio zio, suo fratello, qualche anno fa è morto, era un po' più grande di lui, è morto di tumore ai polmoni, mai fumato in vita sua. Certo, ha vissuto tutta la vita a Milano e a Milano si sa che aria respiri. Quindi è una cosa che è nella famiglia, quindi capisco la sua insistenza. E quello che. Vabbè, devo andare, gliel'ho promesso, ho detto: ci vado, va, ci vado. Vacci se no la mamma non parla più con te, è arrabbiata. Ok, a domande, perché non mi pare di capire che dormi nella cameretta,
vabbè, insomma, sì, no, non vi preoccupate, tra me e Monia va tutto bene, semplicemente io russo per due motivi, dormiamo in camere separate, non sempre, quando ho il turno di riposo, il giorno dopo no, dormiamo tutti e tre nel lettone, poi Adele la prendiamo e la mettiamo nel lettino suo. Adele di solito durante la notte si sveglia, magari ha fatto un brutto sogno, mamma, 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 viene da noi e ci sveglia. Io già dormo poco, se in più mi svegli durante la notte abbiamo fatto tombola, come si dice. Per quel motivo e per il motivo che spesso russo, non sempre, c'è da dire adesso da un po' di tempo ho ripreso a spruzzarmi un giorno sì e due no, un paio di volte a settimana, perché non lo devi usare tutti i giorni. Il Flonase, lo spray al cortisone, la budesonide, che aiuta per la decongestione delle fosse nasali, sai, i turbinati, quelle cose là, mi dovrei operare, sì, lo so. Però russo, ecco. Quindi per evitare quello, per evitare il fatto che Adele poi viene a svegliarci. Monia dorme nella stanza di Adele, c'ha il letto suo, quindi. Sì, già c'erano gli articoli pronti su Novella 2000. Il texano si lascia con la moglie perché dormono già in stanze separate. No, è semplicemente perché torno tardi la notte, russo, e Adele si sveglia e ci viene a svegliare poi. Va bene? D'accordo? Ah, a proposito di Russia, Ucraina, stavo leggendo oggi notizie del settore petrolifero. Google sa che io lavoro nel petrolifero, quindi mi mette nella home del browser ogni tanto notizie del petrolifero. Il Giappone è stato autorizzato dagli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti hanno autorizzato il Giappone a poter comprare petrolio russo e gas russo a prezzo anche superiore al cap, gli hanno messo come sanzioni alla Russia anche che non può vendere, nel senso la Russia può vendere il petrolio al prezzo che vogliono loro, però le altre nazioni non sono autorizzate dagli Stati Uniti a comprare petrolio a più di 60 dollari al barile. Pensate quanto se la comandano gli Stati Uniti, che poi non è com'è che avviene questa specie di controllo degli Stati Uniti sugli altri stati. Quindi il Giappone è stato autorizzato perché hanno bisogno di energia, stanno in crisi, hanno bisogno di energia. E quindi l'America e gli Stati Uniti hanno autorizzato il Giappone. Come? Perché a livello di logistica, di assicurazioni sul trasporto, specialmente perché tutti i trasporti sono assicurati, logistica, servizi, sono tutte compagnie basate negli Stati Uniti. Quindi tu sì, estrai tu il petrolio. Tu, Russia, estrai il petrolio, lo vendi al Giappone, ma nel mezzo ci sono tutta una serie di cose, assicurazioni, logistiche, che sono controllate da compagnie americane. E le compagnie americane devono essere autorizzate dal governo a fare questo tipo di cosa, visto che si tratta di acquistare petrolio e gas da una nazione soggetta a sanzioni. Capite come gli Stati Uniti controllano tutto? Anche in maniera non diretta, perché uno dice: vabbè, ma il Giappone è una nazione indipendente, la Russia è una nazione indipendente, ma che ci azzecca? Tra di loro si vendono e si comprano le cose, dov'è il problema? Il problema è le società assicurative, le società, anche, vabbè, di trasporto, però le società assicurative, i servizi, la logistica, ma soprattutto le assicurazioni, è tutto basato sugli Stati Uniti, su compagnie americane. Quindi questa piovra, questi tentacoli sono ramificati in maniera talmente profonda che non si scappa, non si scappa al controllo degli Stati Uniti. Non si scappa. Adesso la Cina ha comprato qualche giorno fa petrolio e credo anche gas, pagandolo per la prima volta in yuan, non in dollari. E questa è una cosa forte. Però comunque, capito? Vabbè, leggevo quindi che il Giappone comunque è stato autorizzato a comprare petrolio e gas dalla Russia. Capito? Capito? E questo mi fa pensare
E questo mi fa pensare. Cioè, il ragionamento è questo. Un attimo che passo questa macchina. Cioè, se due nazioni sono in guerra, perché parliamoci chiaro, sì, gli Stati Uniti sono in guerra con la Russia per interposta nazione, perché continuare ad avere questi rapporti economici anche indiretti? Chiudi tutto, no? Basta, chiudi tutto. E no, che poi appunto le compagnie americane, talmente, io parlo del petrolifero, talmente diramate fino nei minimi, nelle cellule più lontane di questo grosso organismo che è il commercio del petrolio, e poi non guadagnerebbero. Quindi sì, ok, stiamo a fare la guerra contro la Russia, però permettiamo il commercio comunque. È un allungare il brodo, cioè quello che dico io. O chiudi tutto, basta, non sono d'accordo con quello che hai fatto, quindi chiudo tutto, non si fa più commercio con voi, non ti parlo manco più, capito? Non sei più amico mio, ti chiudo le ambasciate, ritiro il personale diplomatico, via, via, tutti, rientriamo tutti voi dell'ambasciata russa e con i vari consolati, me ne dovete andare via. E invece è così, capite? Allora uno pensa, è un allungare il brodo, è una guerra a metà. Uno dice che l'economia globale non è che puoi girare gli interruttori e dire off, è vero, però ti fa capire che in realtà il vero interesse è allungare il brodo. In Afghanistan l'America non ha mai voluto, a questo punto ti viene da pensare che in Afghanistan l'America non ha mai voluto vincere. Era per far funzionare la macchina della guerra, quindi con tutti i guadagni, i bilioni di dollari che volano ogni mese, per alimentare la guerra. Cioè, paradossalmente, mi viene da pensare quindi che la guerra va fatta, va mantenuta, va sfruttata finché esce l'ultima goccia di latte da questa tetta. Quando la tetta è secca, va bene, si lascia il posto. Chi se ne frega se abbiamo vinto o abbiamo perso? Intanto nel frattempo ci abbiamo guadagnato un sacco di soldi. Ci pensavo proprio quando ho letto questa notizia, ho detto, ma allora perché continuano ad avere rapporti commerciali con la Russia? O chiudi tutto, o se no mi fai pensare che in realtà a te interessa allungare il brodo al massimo per sfruttarlo. Però il problema è che nel mezzo ci sta una popolazione che è la vittima sacrificale di questi grossi giochi economici e di potere. Va bene, dai, ritorno sul discorso di MT. Dice Cla, ma stai attraversando l'età del rincoglionimento, addirittura, vabbè, cambi idea ogni video, vabbè, regà, lo sapete, io sono fatto così, sono volubile. Penso una cosa, ne sono convinto, poi capisco che è sbagliata, allora mi convinco di un'altra cosa, no? Sicuramente non ho paura a cambiare idea. E probabilmente fa parte delle cose che vi piacciono di me. Comunque la DMT non è una droga, anche se sì, è una sostanza, almeno qua negli Stati Uniti, credo controllata, fa parte delle sostanze controllate. Comunque non è legale, non puoi andare al supermercato e dire mi dai un po' di DMT, o al vape shop, non puoi legalmente, ufficialmente andare a chiedere un po' di DMT. La DMT è una sostanza che è già presente nel nostro corpo, solo che è inibita. Quindi quando bevi certe bevande, tipo l'ayahuasca, sì, c'è la DMT, ma c'è anche l'inibitore degli inibitori. In pratica, il corpo ha tutto un sistema di autoregolazione quando tu introduci un qualcosa di esterno, per esempio il fatto della palestra, no? Se tu ti inietti il testosterone,
l'eccesso di testosterone che non ti serve, il corpo cerca di aromatizzarlo, lo trasforma in diidrotestosterone, roba del genere, e infatti quando vai in palestra e prendi certe sostanze, cerchi di prendere varianti, perché poi derivano tutte dal testosterone, varianti. C'è una mucca per strada, eccola. Non si è vista, non si è vista. Devo chiamare lo sceriffetto, va. Un attimo, eh. Va bene. Adesso arriva lo sceriffetto e se ne prenderà a carico. E ogni tanto scappano sti vitelli. Vedono l'erba un metro più avanti che sembra loro più buona e allora riescono a passare attraverso il filo spinato del recinto e te li trovi in mezzo alla strada. E quello se lo prendi con la macchina sei morto, eh. Morto lui, ma sei morto pure tu. Comunque, tornando al discorso, la DMT è una sostanza naturale che abbiamo nel nostro corpo. Si tratta di, quindi quando tu la prendi esternamente, cioè non ti stai drogando, cioè non stai mettendo una sostanza come può essere l'LSD, come può essere altre sostanze che non c'entrano niente con il nostro corpo. Tant'è che la DMT poi non lascia tracce. Cosa fa la DMT? La DMT. E le esperienze di chi la usa sono tutte uguali, quindi ti fa capire che non sono allucinazioni. Perché un conto è l'allucinazione, ognuno ce l'ha diversa, ma le esperienze sono tutte uguali. La gente descrive mondi uguali, sovrapponibili, esperienze quasi identiche. E come può essere? E come può essere? L'unica spiegazione è che siano altri piani di esistenza che esistono. Reali, che a noi non sono normalmente concessi di vedere, è come la radio. La radio AM, FM, riesci a ricevere solo entro una certa banda, ma lavorando sulla componentistica della radio riesci a captare altre frequenze. Non stai modificando la radio mettendo dei transistor diversi, saldando una componentistica diversa, stai lavorando sulla stessa radio. È come se appunto hai un ricevitore che esce di fabbrica con la capacità di ricevere un'ampia banda di frequenze, però è limitata a un certo tipo di frequenze. Tu, lavorando sulla stessa componentistica senza modificarla, ma sbloccando le capacità che erano già di fabbrica dentro la radio, riesce a ricevere programmi diversi, ok? E quello è il concetto. E quello è il concetto. Magari dovrei fare un video sul fatto che il cervello è solo un ricevitore ed elaboratore di segnali, non crea il pensiero, non crea niente, elabora, cioè riceve ed elabora, ma deve ricevere informazioni, se no non riesce a elaborare. Come l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale senza le informazioni, con tutta la capacità di calcolo e i vari algoritmi, ma se non gli fornisci le informazioni non può creare l'informazione. E così anche noi. Questo perché? Perché la coscienza esterna, noi abbiamo accesso a conoscenza esterna. Vi siete mai chiesti quando uno dice: ma ho avuto un'intuizione? Ok. E da dove arriva? No, cioè, mi è venuta in testa. Sì, non l'hai creata tu. Hai avuto accesso a informazioni esterne. Ne parlerò. La coscienza è esterna. Il cervello non crea il pensiero. Il cervello riceve informazioni ed elabora. Stanno facendo i lavori in corso qua. Comunque, ovviamente ribadisco, se uno vuole fare un certo tipo di esperienze, le fa, lavoro in corso, le fa legalmente, ovviamente, ma non è droga, non è droga. È come dire, bah, voglio
Voglio provare a prendere un pochino più di dopamina, inibire gli inibitori dell'eccesso di dopamina e vedere come sto, e vedere come va. Ma la dopamina è una sostanza della quale siamo tossicodipendenti perché noi tutti, ogni nostra azione è volta alla ricerca del piacere, alla ricerca di quella microscarica di dopamina che ci fa stare bene, di buon umore, capito? Vabbè, ne parlerò in un altro video in maniera un po' più esaustiva. Un abbraccio, amici. Buon lunedì, ciao, al prossimo video.